andiamo avanti con By Night Roma. Parliamo di archeologia, di tutto ciò che ha a che fare con il supporto che, di cui hanno bisogno, di cui necessitano appunto gli specialisti del settore, ovvero gli archeologi. Questo è il settore ovviamente dei beni culturali. Parliamo di una quantum. Paolo Rosati, ciao. Ciao, buonasera. Che cos'è? Non è fisica quantistica questa, giusto? No, non è fisica quantistica, ma ci avviciniamo un po'. Allora, appunto, voi lavorate nel senso che date il supporto ovviamente a chi fa archeologia, in particolar modo a Roma, per lavorare al meglio, insomma. Sì, siamo un'associazione culturale. E ci siamo organizzati per fare dei corsi di formazione professionalizzanti per specialisti del settore, professionisti, soprattutto archeologi, architetti, ma anche ingegneri e informatici, che vogliono collaborare con noi per lo sviluppo dei nostri software che stiamo appunto sviluppando grazie al tesseramento Una Quantum. Benissimo, benissimo. Tu, Paolo, sei archeologo, immagino. Sì, sono dottorato in archeologia. Oh, a Roma come va l'archeologia? A Roma l'archeologia è connaturale alla città. Appunto. Quindi va abbastanza bene. Appena si scava un pochettino. Sì. Si hanno i famosi cantieri pubblici e i famosi problemi di rallentamento dei cantieri pubblici che tanto costano all'amministrazione e quanto, insomma, danno problemi ai cittadini. Ma noi pensiamo che si possono migliorare i cantieri pubblici, soprattutto attraverso l'inserimento delle nuove tecnologie nelle metodologie archeologiche, per snellire tutta quanta una serie di operazioni che altrimenti vengono ancora fatte con carta e penna. Ancora oggi ancora nel 2017? Oggi. Sì, ancora nel 2017, anzi il nostro è pure un settore molto resistente all'introduzione delle nuove tecnologie e pensiamo che espandendo quanto più possibile la conoscenza di questi software e di queste metodologie possiamo migliorare un po' la vita dei romani piuttosto che la vita degli archeologi stessi. Esatto, perché poi ecco si entra in un ambito conflittuale, no? Perché arrivano gli archeologi, si devono fermare i lavori, come dicevi tu prima, come sì. Si fa? D'altra parte però l'archeologo vorrebbe evitare la colata di cemento. Certo. Noi vorremmo evitare certamente la distruzione del bene piuttosto che la colata di cemento che fa dimenticare per sempre quello che è stato il passato. Però comunque quando non si può evitare ovviamente lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche, certo. Perché essenziali per la vita dei cittadini e per appunto la vita di tutti quanti, possiamo comunque intervenire con le nuove tecnologie, per esempio il GIS piuttosto che lo Structure from Motion, per rendere quanto più possibile fruibile il bene archeologico, il bene culturale e diciamo fotografarlo e renderlo magari in 3D oppure piuttosto che elaborarlo e conoscerlo anche dopo che è stato scavato, anche dopo che è stato insomma inglobato all'interno dell'infrastruttura pubblica. Perfetto, caro Paolo. Allora, per venire a conoscere l'associazione, ricordo ancora Una Quantum, come fare e dove recarsi? Allora, noi ci troviamo, siamo ospitati da sì. Coworking Mille Piani a via Nicolò Odero 13 a Roma, presso la metro B Garbatella. E abbiamo una pagina Facebook, ci trovate come Una Quantum Inc. E è molto visitata, è molto insomma conosciuta in ambito appunto dei beni culturali. E soprattutto se volete iscrivervi ai nostri corsi di formazione. Quanto durano? E durano tra i 30 e 40 ore, sono 10 lezioni. Ok. Sì, e, abbiamo una mail per l'iscrizione che è una.quantum@gmail.com. Benissimo, e con relativo ovviamente contatto Facebook, quindi per rimanere aggiornati basta cliccare un mi piace su Una Quantum Inc. Punto. Sì. Benissimo Paolo, grazie, è stato grazie un piacere. Grazie a Paolo Rosati, grazie a Una Quantum, questa è By Night Roma, questa è Radio 104.5.